Se guardiamo ogni persona dentro in sé, il diavolo è l'angelo. L'importante è far funzionare l'angelo, no? Poi sei sulla strada giusta, perché il diavolo è sempre più potente. E il vino è anche, ha questo carattere dell'angelo e del diavolo. E anche nel vino devi far funzionare l'angelo. Il vino non è una tecnologia di fare una macchina da cinepresa più buona, un aereo più veloce. Il vino passa dentro in noi e questo deve essere natura il più possibile. E l'uomo non deve fare niente altro che accompagnare l'uva a diventare vino. Nel momento che mio padre mi ha detto che ci saranno i conigli a concimare la terra, era un pensiero suo di dire: non usiamo concime chimico, non usiamo certe cose, certi pesticidi che poi è chiaro che daranno problemi per il futuro della terra. Sono già 27 anni che non ho un granello di concime chimico in casa. Nel momento che ho capito che la concimazione chimica per la terra è come la droga per l'uomo, ho smesso di usare. Ed è chiaro, se la droga per l'uomo rovina la mente, la concimazione chimica per la terra rovina tutti i microorganismi che sono quelli che tengono il terreno vivo, che rigenerano continuamente il terreno. Se io paragono il vino a un fiume, l'anfora è la sorgente di questo fiume ed è il recipiente più pulito, perché ogni fiume, più lungo il percorso, più l'acqua diventa inquinata e arriva al mare fortemente inquinata. E il tempo di procedimento, che è un anno in anfora, è 6 anni in botte, e quando il vino viene imbottigliato, che è preferibile che la bottiglia stia in piedi, perché il vuoto non deve essere sul vetro, ma deve essere sul tappo di sughero, e il sughero fa da tramite fra il vino e l'universo. Quello che è positivo di quest'uva è che i chicchi sono molto belli, grossi, è bella. Però adesso è previsto tutto l'ottobre con la pioggia, e ho vendemmia adesso e ho perso tutto. E ti capita un tempo così, in breve periodo devi cercare di portare a casa, no? Bene, qui diciamo che in linea di massima hanno tutti finito la vendemmia, con oggi stanno finendo. Noi siamo a metà circa. Il vino deve vivere con l'universo e quindi respirare con la luna, con il sole. E per fare questo, poi, per trasmettere a chi lo beve delle emozioni che altrimenti possono essere perse. Se una volta a un amico, era un giornalista, e mi sono permesso di dire che quando che vado in cantina e cammino vicino alle mie botti, il mio vino sa se sono felice o triste. Bene, è uscita fuori una polemica incredibile, ma è vero, io sono comunque convinto di questo, perché se il mio vino lo bevo con un amico,
Il vino mi piace, se lo bevo con una persona il quale rifiuta il mio vino, anche a me il vino si chiude, perché ha questa, è questo il mondo bello del vino, no? Perché il vino ha un'anima, quindi ha l'anima di chi lo fa. No? Ci siamo sposati con Maria molto giovani, abbiamo avuto 4 figli, tre figlie e un figlio. Il figlio che era destinato per continuare il mio lavoro ed era, lavorava a mio fianco, mi è mancato 10 anni fa e quindi per me era una grossa perdita veramente, che in quel momento ero veramente di una tristezza incredibile. Adesso ho la fortuna di avere un nipote, Gregor, che è a mio fianco, che cerca in tutti i modi da imparare da me e anche di mettere anche del suo per poi portare avanti questo lavoro, che è un lavoro molto individualista, non è un lavoro che puoi fare in cooperativa, no? Questo è un lavoro, diciamo, che già il contadino per se stesso come personalità è un individualista, perché se ami la terra non puoi essere uno che vai, che ami questa grande società, la devi amare, però cammini con i propri piedi.